Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, dodicesimo episodio della nostra serie di Rise of the Tomb Raider. Forse, e dico forse, finalmente siamo riusciti a trovare il giusto bilanciamento tra l'audio del gioco e l'audio del commentary. Forse. Ok, quindi, riprendiamo esattamente dove abbiamo lasciato lo scorso video, quindi dall'ingresso della valle geotermica. Raccogliamo i nostri bei proiettili per mitra e per arco. Ok, facciamo un controllo molto rapido delle risorse, abbiamo tutto di tutto e quindi proseguiamo lungo questa scalinata. Ok, la cosa che notiamo subito in questo luogo, che ci fa anche un pochettino piacere, è la differenza di paesaggio. Non stiamo più tra la neve sommersi e ricoperti tutto il tempo, ma cominciamo a vedere un po' di vegetazione, un po' di verde, un po' di vita. Ok, ci agganciamo a questa corda tesa e raggiungiamo la fine del percorso. Ferma dove sei. Calma, calma. Sai che non sto con la Trinità. Perché dovremmo crederti? Sono fuggita con uno dei vostri. Un uomo di nome Jacob. E dov'è adesso? Eravamo insieme, ma ci siamo separati nelle miniere. L'ho ucciso! No! Jacob non si fiderebbe mai di una straniera. Vi prego, sai che non sono vostra nemica. Ti ho avvertita. Avresti dovuto andartene. Sofia! Ora basta! Padre! Pensavo di averti perso. Lieto di rivederti viva. Perdona, Sofia, è molto prudente. Al suo posto avrei fatto lo stesso. Cosa hai scoperto? La Trinità sta arrivando in forze. Dobbiamo prepararci. E lei? È un'amica. Vi do la mia parola. Non fatele del male. Queste rovine. La città perduta del profeta è vicina. Vieni, non abbiamo molto tempo. Preparate le scorte di armi. Rinforzi alle difese. Forza, ora! Arriveranno presto. E saranno più di noi. Dobbiamo proteggere anziani e bambini. Forza, portateli nelle catacombe. Accendi i fuochi, dobbiamo allertare la valle. Incredibile. Sofia, raduna i combattenti. Ci vediamo al villaggio in alto. Non sparire più, padre. C'è molto da fare. Se avessimo più tempo. Dopo. Per ora cercherò di rendermi. D'accordo. Quindi finalmente anche i nativi hanno capito che non siamo una minaccia e siamo riusciti a tornare al villaggio di Jacob insieme a lui. Ci siamo perlomeno ritrovati tutti lì. Quindi prima cosa andiamo ad aprire questa cassa sovietica e vediamo cosa contiene. Componenti per fucile otturatore, uno di 4, perfetto, ottima arma, anche se magari non lo useremo moltissimo. Allora, in questa zona, che è molto molto ampia, infatti aprendo la mappa vedete che è qualcosa di bestiale, enorme. Ci sono anche, se non ricordo male, 3 sfide e qualche tomba opzionale. Quindi intanto vi faccio vedere la prima dove comincia, che è quella relativa a questi bersagli. Centro del bersaglio, centro tutti i bersagli con una freccia. E sono la bellezza di 8. Inoltre abbiamo sbloccato un nuovo accampamento e vediamo se è il caso di fare qualche level up. Un punto ce l'abbiamo. La Trinità sta arrivando. Il mio aiuto potrebbe far loro comodo. E questo atlante sull'affresco. Allora, questo ancora non ci interessa. Vediamo se tra caccia o sopravvivenza c'è qualcosa di utile. Se non lo trovo, tutte queste morti saranno state invano. E non le voglio sulla mia coscienza. Non c'è granché, diciamo, per ora come abilità. Io le ricontrollo sempre ogni volta. Vi chiedo scusa se la cosa è un po' noiosa, ma non riesco neanche a memorizzarle, quelle che abbiamo o che non abbiamo, anche perché le migliori le abbiamo già prese. Quindi per il momento non c'è moltissimo.
Vabbè, mettiamo questa qui, fabbricazione rapida. Poi ai prossimi livelli, poi ecco, inoltre c'era anche qualcosa di livello 3 qui da prendere, ma evidenza reliquie e documenti non è fondamentale. Questa era qualcosa di unico, sono stato un cretino. Va bene, se potete non spendete il punto se ce l'avete a fabbricazione rapida, ma mettetelo sicuramente a frecce con ombre letali, se vi piace utilizzare spesso e volentieri le frecce velenose. D'accordo, quindi armi. Andiamo anche al potenziamento dell'arco, che qualcosa ce l'abbiamo, o velocità di tensione o cadenza di tiro. Mettiamo velocità di tensione e cadenza. La pistola non è più potenziabile, ma comunque sia poteva avere o una migliore cadenza di tiro o stabilità contraccolpo, e la piccozza può essere potenziata e può distruggere la corazza dei nemici al termine di una combo in mischia. Ok. Non combatteremo molto spesso corpo a corpo, ma in alcuni casi potrebbe far comodo in questo senso. Perfetto, proseguiamo con l'avventura. Quindi, alle nostre spalle troviamo già una reliquia. Questo vaso deve essere stato bellissimo una volta, ma qualcuno ci ha fatto altri buchi e l'ha riempito di terra. Devono averlo usato per far crescere le piantine. Ok, quindi riutilizzano anche le risorse del luogo Dobbiamo per convincere i nostri che possiamo farlo, Pete. Le dita sostenersi, volte a parlare. per andare avanti. Ci abbiamo messo Quindi sono decenni. persone molto molto pratiche. Allora, qui c'è anche un'altra sfida, ovvero le galline. Dovete correre dietro all'animale da cortile e dovremmo riuscire ad acchiappare almeno una. Cosa non semplicissima perché si muovono davvero molto. Ok, dobbiamo cercare di stare lì dietro e sperare che vadano in linea retta, come in questo caso. Si è incastrata, riesce a superare il barile e la prendiamo al volo con quadrato. Un gioco da polli. Qual è l'obiettivo di questa sfida? Semplicemente prendere i polli a mano e gettare all'interno di questo piccolo cortile. In questo modo, come fosse una Molotov. Via. 5 polli, tutto qui. Questa era la seconda sfida. Quindi, avanzando, il nostro obiettivo si trova di molto in basso. Quindi, cosa facciamo? Seguiamo la strada principale. Nel mentre dovrebbe esserci anche un altro collezionabile qui. Io vi ricordo, ragazzi, vado sempre a prendervi quelli su strada, non tutti. Questo. E in più abbiamo anche un'altra sfida ancora, l'ultima, ovvero tagliare la corda delle lepri, o comunque sia dagli animali catturati. Eccola qui, stesa ad asciugare, tagliare la corda di tutti i conigli. Quindi 5 polli, 8 bersagli e 6 conigli. Questo è quanto per le sfide di questa zona. Ok, quindi la strada che andiamo a percorrere è questa. Anche qui c'è un altro bersaglio qui sotto, che non si è staccato, adesso sì. E continuiamo verso un luogo che ci farà sicuramente molto piacere scoprire. Quindi ci attacchiamo alla bobina sospesa. Prendiamo l'oggetto nello zainetto che ci andrà a rivelare quelle che sono alcuni collezionabili in zona, quindi segreti individuati. Prepariamo la corda per un secondo momento. Eccola qui. E avanziamo in questo pertugio fra le rocce. Perfetto. Ed andiamo ad affrontare una tana di lupi. Quindi cominciamo subito con frecce velenose. Ne uccidiamo tre in un colpo solo. E il quarto ovviamente scappa. Già fatto. Ok, ci prendiamo anche le loro pelli. Seconda e terza, quindi già siamo a 5 più 2, 7. E qui ovviamente andiamo a riconoscere quelli che sono i campanellini e il simbolo della tomba opzionale. Se non ricordo male, è la nostra quinta tomba opzionale. Ok, entriamo all'interno e cominciamo ad esplorare l'area. Benissimo, area sconosciuta, tomba della sfida opzionale, quindi ci siamo. Perfetto. Allora, giunti a questo punto, non dobbiamo far altro che proseguire per il sentiero, che anche in questo caso è a mo' di corridoio. E giungiamo in questa stanza con delle monete bizantine, due da raccogliere per l'esattezza. E con l'istinto di sopravvivenza non c'è nient'altro da prendere. Ci infiliamo in questa fenditura sulla parete, anzi, meglio nella parete, e Deve andiamo esserci oltre. qualcosa là sotto.
Ok, questa zona bisogna farsela pian piano. Il fatto di spammare cerchio non funziona in quel punto lì. E raggiungiamo questa nuova Incredibile. ambientazione. Questa architettura risale a prima dell'ortodossia Ok, il orientale. nostro obiettivo molto probabilmente è lì dentro. Quindi prima di avanzare cosa facciamo? Istinto di sopravvivenza, già vediamo al di là di quella grata un collezionabile. E qui un kit di sopravvivenza. Vi chiedo scusa se ogni tanto confondo i tasti tra touchpad, R3, MX e triangolo, ma al solito mentre registro questa serie per voi e con voi, ci sono di mezzo anche altri titoli che vado a giocare e che magari Dici, dici. purtroppo non posso portare sul canale per Ma ti impedenza di chiedo, share factory o di il diritti vari del collettivo è titolo stesso. resistente e funzionale. Sembra far parte di un uniforme militare. Ok, quindi abbiamo anche recuperato una fibbia per cintura. E vediamo che altro c'è. Quindi vi dicevo, purtroppo a volte faccio un po' di fatica a, diciamo, come si suol dire, come direbbe un mio amico, a tener botta tra le varie impostazioni, disposizioni, tasti, eccetera, eccetera. Ok. Abilità, stavolta andiamo a metterci il punto a nube velenosa. Che cosa fa questa abilità? Perché ve l'ho consigliata? Perché la grandezza e la durata della nube di veleno creata dalle frecce avvelenate aumentano. Fate però attenzione che laddove andate a scoccare una freccia e si crea la nube, può essere dannosa anche per noi se ci passiamo in mezzo. Quindi andiamo a utilizzarla sempre quando abbiamo un minimo di distanza dai nemici e la massima tranquillità di non dover correre attraverso questa nube appena creata. Dopodiché, gli archi si possono potenziare gli altri, ma non ci interessa. E allora ci concentriamo un po' su niente perché anche le pistole non è la nostra. E quindi non possiamo fare niente per il momento. Poi più avanti sicuramente otterremo nuove risorse e riusciremo a fare altro. Scusate ancora, avete visto che sbaglio tasti, ma purtroppo Mafia 3 ha altre Ho disposizioni affidato mia rispetto a moglie. Tomb Raider. Ok, collezionabile l'ultimo addio. Ho affidato mia moglie alle cure dei medici. La malattia ha seguito il corso che temevamo. La pelle ha iniziato a squamarsi e lei ha perso la sensibilità agli arti. Dicono che non ci sia niente da fare, possiamo solo alleviare il dolore e sostenerla nei suoi ultimi istanti su questa terra, ma deve rimanere lontana dalla città, lontana da me. Mia moglie morirà e non la rivedrò mai più. Cercherò di raggiungerla presto nell'altro mondo. Quindi ormai si era rassegnata al fatto che la moglie dovesse morire di malattia. Ok, possiamo tradurre addirittura il greco di livello 5, quindi abbiamo imparato un altro pezzettino di greco, il nostro livello è al 5. Ok, casa della sofferenza, questa è l'area di Enigma da dover svolgere e risolvere della tomba opzionale. Quindi ci diamo un attimino un'occhiata intorno e cominciamo a vedere degli ingranaggi, dei macchinari, un carrellino e altro. Quindi iniziando cosa facciamo? Intanto ci andiamo a prendere le risorse qui in fondo. E in maniera molto molto ordinata seguiamo passo passo quella che è la soluzione della tomba. Ok, funghi ne abbiamo in quantità. Andiamo a prenderci anche gli altri. Qui se avete bisogno addirittura c'è il tronco di funghi. Oltre a alcuni funghetti a terra. Abbiamo preso tutto. Ok. Allora, per cominciare andiamo qui. Quindi in fondo a sinistra della stanza. E la primissima cosa che facciamo è andare a collegare questo gancio alla parte superiore dell'ascensore, della piattaformina dell'ascensore. Doppio salto per uscire da questo luogo, da questa fossa. Dopodiché andiamo a spostare il carrello con la botte. Lo possiamo sia tirare che spingere, è indifferente. Lo portiamo più indietro possibile. Tanto noteremo che il limite è contrassegnato da questa trave di legno qui, messa apposta per non farlo andare oltre. Dopodiché, l'altro passo che ci interessa seguire riguarda questa piccolissima leva che è stato un tormento da scoprire la prima volta. Eccola qui. Che cosa fa questa leva? Tirandola, sblocca la chiusa dell'acqua che va a riempire il secchio che cala e che fa tirar su quest'altra piattaforma dell'ascensore. Però dopo un po' il secchio ovviamente si svuota e ritorna su. Quindi bisogna trovare il modo di bloccarlo. Quindi cosa facciamo? Molto velocemente. Andiamo a tirare la leva. E ci siamo. Il secchio si riempie. Ci mettiamo dietro al barile e andiamo a bloccare il secchio con la botte. Così facendo abbiamo bloccato il primo ascensore e anche il secondo che era collegato con un meccanismo al primo. Il meccanismo è quello che vedete qui sopra di corde.
Quindi l'enigma della tomba opzionale è già risolto. Tutto qui. Molto veloce, molto semplice. Quindi non ci resta altro che seguire il percorso che ci siamo creati ed arrivare alla nostra ricompensa. Quindi anche qui un salto. Rinsaldiamo la presa perché la distanza era notevole. Ancora un salto e ancora un salto. Andiamo sulla destra e saliamo sul balconcino. Benissimo, ci tiriamo su e ci leggiamo il nostro bel collezionabile. Ancora in greco. Questo isolamento ci paralizza. Siamo i depositari delle conoscenze mediche dell'impero, millenni di saggezza che ci insegnano a curare ogni malattia. Ma qui, ai confini del mondo, basta che manchi una semplice pianta per toglierci ogni speranza. Non posso fare molto per le persone sofferenti. Saprei cosa fare, ma non posso, perché ci siamo nascosti. Queste persone, molte altre a venire, moriranno inutilmente per tenere il nostro segreto al sicuro. Prego che il profeta abbia ragione quando dice che alla fine ne sarà valsa la pena. E beh, non resta che la speranza, insomma. Ok, raggiungiamo la stanza con la ricompensa. Intanto ci prendiamo anche la cassettina con gli oggetti, il secchiello, la mappa che ci va ad evidenziare documenti affreschi. E ancora che sbaglio tasto, per la miseria. Prima o poi mi sentirete tirar giù di tutto per la rabbia. E intanto andiamo a prenderci la ricompensa, che è la conoscenza di una nuova tecnica da poter utilizzare durante il gioco. Vediamo un attimo. Sembra un trattato sul collegamento tra il corpo e la mente. Nuova abilità presa, guarigione rapida. Ottimo. Benda le ferite più rapidamente quando ti curi. Tieni premuto L1 per guarire quando sei ferito. Quindi ci metteremo molto meno tempo, se danneggiati, a recuperare la vita. E questa abilità si va a ricollegare a quella che abbiamo già preso, se non ricordo male, sotto il ramo di caccia, che comunque sia riguardava l'aumento di velocità di cura nel qual caso fossimo feriti. Quindi ci prendiamo questo cavo e scendiamo. In realtà la tomba non finisce qui, perché c'è un'altra sorpresa, ovvero degli oggettini collezionabili. Quindi ci rigettiamo in acqua. E qui, arrivati qui, andiamo sotto. C'è questa bella apertura. Torniamo a prendere aria. E raggiungiamo l'estremità del canale. E ci porta allo zainetto. E se non ricordo male, anche un kit di sopravvivenza. Eccolo qui proprio a fianco allo zainetto. Ok, la tomba è stata grosso modo completamente ripulita. Quindi torniamo sui nostri passi e riguadagniamo l'uscita. Benissimo, per non tagliare, non accelerare niente, rifacciamo la stessa identica strada al contrario. Magari poi in video ve l'accelero. A tra poco. Perfetto, siamo fuggiti anche dal pericolo imminente, evidentemente altri lupi che uscivano dalla tana. Però non ce ne importa nulla, tanto ormai siamo andati. Quindi scendiamo dalla corda che avevamo preparato prima di entrare in tomba. Mi spiace che e proseguiamo. Sia stata molto accogliente. Lo capisco. Sono felice che tu abbia messo una buona parola per me. Per decenni il mio popolo ha combattuto contro gli stranieri. È un'abitudine dura da dimenticare. Vedi se hanno bisogno di aiuto per i preparativi. Un po' di duro lavoro ti servirà per guadagnare la loro fiducia. Vedrò cosa posso fare. Benissimo, abbiamo trovato anche il secondo coniglietto e sono salito qui sopra proprio per la cassa sovietica. Componente per mitra, 3 di 4, quindi col mitra ci siamo quasi. Se riusciamo anche a raggiungere questa benedetta corda,
Ok, intanto ci prendiamo anche le frecce qui sopra. Andiamo avanti. Niente, la corda non riesco a prenderla esattamente, quindi pazienza. Diamo una bella facciata a terra e andiamo oltre. Allora, questo è un alleato per nostra fortuna, quindi intanto legna e inoltre vi indico un paio di cose. La prima è questa, ovvero che qui giù c'è una capannetta e se vedete in fondo c'è una persona. Quella ragazza vi darà missioni secondarie da svolgere, quindi intanto c'è questo punto di interesse lì. Inoltre, da quest'altra parte c'è un'altra tomba opzionale che non andremo a svolgere perché non abbiamo ancora l'attrezzatura necessaria per poter raggiungere il centro della stanza della tomba. Però andiamo a Probabilmente fare c'è una un'altra tomba cosa. d'alto. Jacob sta radunando dei combattenti nel villaggio in alto. Serviranno da esca. I vecchi e i bambini saranno al sicuro nelle catacombe dell'Acropoli. Intanto la figlia di Jacob sta, cioè Sofia, sta caricando per bene i combattenti per poter affrontare la Trinità e va a disporre quelle che sono le varie forze e le persone da mettere in sicurezza, quindi anziani e bambini. Questa è l'entrata della tomba che ancora non possiamo andare a svolgere per questo motivo qui di fronte. Nel frattempo però vi ho portato qui perché tuffo dall'alto. Praticamente il gioco vi spiega che su queste piattaforme bordate di rosso è possibile eseguire un tuffo col tasto L2. Ma non vi ho portato solo per questo, forse per quello già l'avevamo detto in precedenza e con L2 ci si tuffa, però c'è una sfida anche qui, quindi salto di X L2, che non mi ha fatto. Porcaccia la miseria. Maledetto pad. Andiamo a riprovare con grandissima rapidità e questo serve perché è l'ulteriore sfida di questa zona. Quindi mi correggo da quello che ho detto all'inizio episodio, ma ci sono ben 4 sfide diverse. Sempre per ricordare il numero, anche i tuffi sono 4 per questa sfida, quindi 8 bersagli, 6 conigli, 5 polli e 4 tuffi. Vediamo se ci riesco. Perfetto, fatto. Eccolo qui. Tuffi dall'alto, tuffati da tutti i punti più alti. Quindi c'è questo, ce n'è uno in fondo vicino a dove era il capanno della ragazza che vi dà le missioni secondarie e un altro paio più avanti. Quindi abbiamo raggiunto anche questo piccolo accampamento dove da qui possiamo anche prendere qualche freccia. Ma siamo pieni. Qui ci dovrebbero essere anche delle risorse per gli equipaggiamenti, eccole lì. E qui altri polli in quantità. Ok, accampamento. L'arrivo di Accampamento tra le rovine, una grande fantasia, insomma, per i nomi degli accampamenti. Gli equipaggiamenti per ora si può potenziare il mitra normale e gli possiamo dare stabilità di contraccolpo che è molto utile perché rende l'arma un pochino più ferma quando va a sparare, per cui se andiamo a aumentare di molto la cadenza, avendo anche la possibilità di dare potenziamenti, l'arma sarà molto meno stabile. Con la stabilità di contraccolpo la teniamo un pochettino più ferma, quindi spara più veloce ed è un pochettino più ferma. Mi servirebbe il tuo aiuto. Anche se La non è nostra gente propriamente si la lascia qualità per di un tutta mitra, la insomma. valle. Se accendessi la torre di segnalazione, tutti saprebbero che c'è un pericolo imminente. Conta su di me. Quando vedranno il fuoco, sapranno cosa fare. Ok, anche la legna al massimo, le frecce sono al massimo. Allora, cosa dobbiamo fare adesso? Preparativi per la battaglia. Accendi il fuoco di segnalazione sulla guglia. Allora, la guglia è questa qui. Questa isoletta qui. E il fuoco da accendere è là sopra, quindi iniziamo una sessione completamente platform. Allora, iniziamo con lo scoccare una freccia sul paletto di fronte a noi e ci tiriamo giù con la corda tesa che abbiamo appena preparato. Quindi doppio salto e si va su. Allora, qui è fondamentale non avere fretta, perché le cose si possono fare con tranquillità senza rischiare di morirci ogni 2 secondi. Quindi, primo salto e ci aggrappiamo, salto in automatico va sul paletto, quadrato per la piccozza sulla parete morbida friabile. Ok. Tanto anche i paesaggi sono notevoli, tutto sommato. Arrivati in questo punto ci stacchiamo con cerchio e poi ci riprendiamo subito con quadrato appena saremo davanti alla prossima roccia. Il gioco infatti ci dice cerchio per staccare e quadrato per riattaccarti. Via, cerchio e quadrato. Lo possiamo anche premere più volte, non c'è problema. Destra X e quadrato. Così ad arrivare alla prossima sporgenza, ancora destra X. E si aggrappa sui pezzettini di legno. Qui ci mettiamo comodi, verso l'alto, doppio salto e ci tiriamo su. Ok, la prima parte è completa. Poi proseguiamo. Avanti X, paletto e si aggancia da sola. Velocemente avanziamo. Qui ci prepariamo bene. Doppio salto sulla parete e altro
Altra sporgenza di legno. Andiamo sempre sulla destra. Destra X e quadrato per appenderci con la piccozza. Ok, la seconda parte è conclusa. Ok, andiamo a affrontare la terza. Salto in avanti verso il bordino bianco. Qui possiamo anche staccarci con cerchio molto semplicemente per andare a fare poi un'altra roba di sfida. Destra X quadrato per appenderci con la piccozza. E là sotto vi dicevo c'è la sfida del salto, del tuffo nell'acqua volendo, scendendo da quell'estremità. E raggiungiamo questo piccolo stanzino dove andiamo ad acquisire nuovi oggetti e un nuovo tipo di arma. Borraccia per il petrolio. Nuova attrezzatura ottenuta. Fabbricare frecce incendiarie. La borraccia per il petrolio consente di creare le frecce incendiarie, in grado di incendiare nemici senza corazza, tessuti ed esplosivi. Seleziona le frecce incendiarie premendo più volte su finché non viene visualizzata l'icona del fuoco. Per fabbricare le frecce incendiarie sono necessari tessuto, petrolio e frecce. Quindi praticamente, grazie a questo nuovo tipo di freccia, possiamo finalmente dar fuoco alle cose. Quindi dal veleno facciamo ancora su e abbiamo la fiammella dell'incendiaria. Ok, possiamo portare fino a 8 munizioni e si consuma tutte le volte un panno, due frecce e una goccia di petrolio. Benissimo, quindi adesso proseguiamo lungo questa stradina. Avanti X per appenderci alla trave che fa da sporgenza sulla parete. Doppio salto per andare ancora più su. Sinistra X quadrato in combinazione. Sembra quasi un picchiaduro. Per la parete da scalare. Facciamo il giro intorno e doppio salto in alto per poter arrivare a quest'ulteriore sporgenza e poi all'ascensorino qui appeso. Facciamo il giro intorno e cerchiamo uno spazio laddove sia possibile salire. Eccolo qui, intanto tutto crolla, rinsaldiamo la presa e ci tiriamo su. Fatto questo, il gioco ci dice di equipaggiare le frecce che già abbiamo equipaggiato e col tasto R1 incocchiamo e spariamo. Via! Grazie, Lara. I nostri sono stati avvertiti. Così potranno mettersi in salvo. Vieni al villaggio in alto. Sto raccogliendo... Ricorda molto il Signore degli Anelli, il ritorno del re, come sequenza quando si accendono tutti i falò, la speranza di Vampa, eccetera, eccetera. Ok, quindi anche la terza parte della draguglia, comunque sia di questa torre, è completata. E adesso il gioco ci spiega, preparativi per la battaglia, raggiungi Jacob dagli altri. E petrolio. Il petrolio lo andiamo a raccogliere da queste taniche gialle che finora abbiamo incontrato più volte nel corso del gioco, ma con il quale non potevamo interagire. Ok, 12 gocce di petrolio. Benissimo, quindi non ci resta altro che tirare la freccia a quest'altro palo, creare il nostro percorso con la corda tesa, X per appenderci e finalmente torniamo sui nostri passi. Ok, arrivati a questo punto possiamo anche raccoglierci l'oggetto dalla cassa sovietica. Fucile sbloccato, quindi probabilmente il mitra è stato completato. Ci infiliamo qui dentro e parlando con questa donna possiamo andare a svolgere, a completare un'ulteriore missione secondaria che riguarda però le tombe opzionali. Praticamente lei vuole che le svolgiamo tutte quante per divulgare le conoscenze che andiamo a trovare e le reliquie, metaforicamente parlando perché tanto restano a noi, che possiamo condividere con lei e la sua gente. Quindi abbiamo anche letto un po' di greco, quello è stato preso e possiamo avanzare. Qui c'è un monolito, ma probabilmente non siamo ancora in grado di leggerlo. Infatti chiede addirittura il livello 7 di greco, quindi non è ancora il momento. E diciamo che la strada per proseguire sarebbe questa, da questa parte. Noi cosa facciamo? Una piccolissima deviazione per una scempiaggine, che credo però sia giusto mostrarvi, perché è riguardante un trofeo di bronzo. Una moneta di ferro con un lato modellato per fare una specie di tenaglia. Poteva servire per rimuovere i chiodi. Sempre con l'immagine del profeta. E mi dicevo, riguardante un trofeo di bronzo, possono interessarvi o meno i trofei, non è un problema, però è giusto anche mostrarvelo perché a portata di mano è semplicissimo da ottenere, anche se non facilissimo da trovare, che è esattamente quella sedia lì. Quindi qui facciamo un salto intorno alla colonna e ci sediamo su questa sedia, così facendo l'aria dirà qualcosa e sbloccherete in automatico il trofeo di bronzo. È il posto con la vista migliore. Bling, perfetto. Avendolo già ottenuto non mi dà nulla, ma non è un problema. Ok,
Torniamo indietro, rischiamo la morte con un salto spaventoso. E il gioco ci dice che in zona c'è un'altra tomba opzionale, di cui io non ricordo una benamata mazza. Perché non la ricordo assolutamente? Qui c'è una cripta, non c'è una tomba. Che è sempre riguardante, credo, oggetti collezionabili. Vabbè, comunque poi magari se serve torneremo. Perfetto, seguiamo l'unica strada percorribile per avanzare. Gli elicotteri vengono verso di voi. Raggiungimi più in fretta possibile. Prendetevi immediatamente. Ogni resistenza verrà dietro le barricate. Forza, forza. Se volete le armi o verrete uccise. Occhio, al riparo. Beh, ottimo. Indietro, restate uniti. Ok, praticamente Jacob con alcuni nativi hanno iniziato a porre resistenza a quella che è l'avanzata, all'invasione della Trinità. Quindi il nostro compito è raggiungere Jacob e dare una mano il più possibile per sventare questa minaccia. Perfetto. Usciamo dall'acqua, assistiamo al filmato. Dov'è la sorgente divina? Parla! Basta! Non versate altro sangue! Dove si trova? Fermo! Aspetta! C'è una mappa! L'Atlante! Vi dirà la strada! Ok! Parlami di questo Atlante! Ehi! Fucile pesante a pompa. Ok, abbiamo ottenuto una nuova arma che andiamo subito ad imparare ad usare. Quindi R2 e spazza via tutti. Perfetto, potentissima. Ovviamente a corto raggio. Ovviamente a far male ai nemici, come giusto che sia. Ok, raccogliamo i proiettili, che sono appunto questi bossoli, queste cartucce, scusate, rosse. Andiamo a far saltare per aria anche quest'altro. Non è un'arma che amo moltissimo, cioè estremamente divertente ma non molto precisa. Però siccome quest'area l'abbiamo appena sbloccata, è giusto anche usarla un po'. Andiamo a raccogliere tutte le risorse presenti in zona. Ci mettiamo dietro questo tavolino e aspettiamo che entrino. E uno per volta li facciamo saltare per aria. Come vedete dalla distanza non è particolarmente efficace. Dobbiamo aspettare che si avvicinino un po'. Ok, un altro salta per aria, quell'altro si avvicina. Ok, siccome restano un po' distanti, andiamo anche a... Addirittura fin qui siamo arrivati, salve. Ok, quindi quello distante lo facciamo di pistola, arco, quello che preferite. E quest'altro ce lo siamo fatti di fucile a pompa. Ovviamente qui anche le frecce avvelenate sulla porta erano ottime, perché loro entrano e si trovano la nube davanti e muoiono soffocati. Ok, abbiamo raccolto tutto il possibile. Avanziamo ancora. E arrivati a questo punto facciamo la conoscenza del nemico che più odio all'interno del gioco, più scomodo secondo me, che è il soldato della Trinità con lanciafiamme. Questo perché? Perché il bastardone ha un respiratore per il quale non soffre il veleno. Quindi la mia tattica migliore va a farsi benedire. Quindi cosa facciamo? Gli spariamo e cerchiamo sempre di colpire quelle che sono le bombole che ha sulla schiena. Una volta che prendono fuoco, come avete appena visto, le bombole esplodono e il tizio muore bruciato. Una buona tecnica per affrontarlo è quello di stargli abbastanza vicino, appunto a distanza di fucile a pompa o anche vicino con un mitra, e girarli il più possibile attorno a 360 gradi. Sempre intorno, prendete una direzione e girate attorno finché non riuscite a mirare bene le bombole e gli sparate. Non state mai fermi, altrimenti lancia fiamme e vi mangia vivi. Avremmo dovuto ucciderla. I tuoi sforzi non hanno portato a nulla. Forse lei riuscirà dove tu stai fallendo. Io non fallirò. Interverrà la Trinità. E sai che significa? Mi sacrificheranno. A loro non interessa che sopravviva. Ho bisogno del potere della sorgente. E lo avrai. Promesso. Non perdere la fede. È la volontà di Dio. Il nostro successo è inevitabile. Ti prego, devi trovarla. Non mi rimane molto tempo.
Sono arrivato fino a qui. Ho sopportato così tanto. Questi ultimi ostacoli che mi hai messo davanti. I peccati che mi hai costretto a commettere devono avere un senso. Mostrami la via. Dammi la forza di continuare per lei, per te, per la Trinità. Ti prego. Mostrami la via. Allora che sangue sia. Resisti. Mi dispiace. Il tuo popolo non si merita questo. Abbiamo scelto questo cammino. Il nostro dovere non è mai stato facile. So cosa vuol dire perdere di Conclan. La Trinità non si fermerà, vero? Ne dubito. Hanno molte risorse. E l'Atlante? È un'antica mappa della città vecchia. Ma la Trinità non lo troverà alla torre. Molti di noi vivono in quelle rovine. Non sono pronti per quello che succederà. Posso aiutarli, Jacob? Lo faresti per noi? O per quello che cerchi? In questo momento non c'è differenza. Tornerò con i rinforzi. Prima controllo i feriti. Benissimo, alla torre, segui il sentiero fino alla torre. Praticamente adesso abbiamo un nuovo obiettivo, una nuova destinazione che è la precedente anche degli episodi che venivano prima, 2-3 episodi fa, ma che viene rinnovata ancora, ovvero la ricerca e l'ottenimento dell'Atlante. Quindi un percorso per arrivare a questo oggetto che ci svelerà poi il percorso per raggiungere Kitesh e la sorgente di vita eterna. Quindi... qui non ci resta altro che magari dare una spulciatina al volo a quelle che sono le risorse di munizioni e oggetti vari per la cura. Otteniamo questa cassa e raggiungiamo il prossimo falò, così che ci salutiamo. Componente per fucile, otturatore DD4. Benissimo. Qui c'è un nido, tanto non possiamo farci nulla. Vicino a noi c'è una tomba opzionale. E raggiungiamo il nostro bel falò. Quindi componenti. Ok, abbiamo visto anche al volo la mappa. Monolito, questo si può tradurre. Forse seguendo queste indicazioni. Scorte di monete, anche se Bruno non è fondamentale. Il nostro bello zainetto che ci va a dare indicazioni sui segreti in zona. Gli altri componenti. Benissimo così. Ok, ci sediamo e vediamo ciò che possiamo fare. 100 punti esperienza perché abbiamo ottenuto nuovo mitra e un punto abilità da spendere. Vediamo un attimo. Il punto stavolta l'avevo messo. L'intuitività, l'istinto di sopravvivenza, evidenza le reliquie, eccetera, eccetera. Potenza e frecce incendiarie. Non le amo molto per combattere. E abbiamo anche ovviamente abilità di terzo livello adesso in base alla storia, quindi andiamo a vedere soprattutto in combattimento cosa c'è. Cuore di pietra subisce danni notevolmente minori dal fuoco nemico e dagli attacchi in mischia. Ed è accumulabile con l'altra tecnica di potenziamento della difesa. Adrenalina ti permette di resistere ai danni inflitti dai nemici per un breve periodo di tempo dopo un'uccisione furtiva.
Mestrina l'uccisione schivata. Oh, perfetto. Questa è l'abilità che preferisco. Ti permette di uccidere immediatamente i nemici con corazza premendo triangolo al momento giusto durante un contrattacco e schivata. Perfetto, personalmente mi prendo maestria nell'uccisione schivata. È anche buono cuore di pietra se subite molti danni o se vi trovate in difficoltà in alcuni combattimenti in alcune zone, altrimenti adrenalina e cura efficace sono comunque ottimi, quindi il ramo del combattimento è quello che trovo più utile per il momento. D'accordo, vediamo molto velocemente se possiamo fare qualcosa con le armi. Qui abbiamo il fucile a pompa eventualmente da poter potenziare. Ok, pistole, arco non si può fare nulla, mitra sì. Ok, il mitra piccolino, questo sicuramente fa poco danno ma ha più stabilità di contraccolpo e velocità di ricarica e cadenza di tiro rispetto all'altro mitra classico. E probabilmente andremo a preferire questo rispetto all'altro, anche perché cercavo un'arma che potesse veramente sparare molto anche senza fare tantissimo danno. Tanto per quello c'è il fucile a pompa, la pistola e eventualmente l'arco. Non possiamo potenziare nulla, però ci teniamo il mitra piccolino, questo qui. Benissimo ragazzi, allora non mi resta che salutarvi, per cui anche per l'episodio 12 è tutto. Io come sempre vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e spero veramente di esservi stato d'aiuto col percorso che abbiamo fatto assieme. Quindi al prossimo video e ciao a tutti.